È molto interessante parlare dei massimi sistemi economici perché alla fine da quello si dipende, però non bisogna fare l'errore di pensare che se noi pensiamo all'economia internazionale, all'euro, ai tassi di interesse e cose di questo tipo, tutto si ferma lì. Dall'altra parte bisogna assolutamente pensare di valorizzare quello che abbiamo e di cercare di dare un valore alle nostre eccellenze. Quello che cospicuamente non viene fatto invece in Italia, perché la nostra eccellenza principale riconosciuta da tutti è l'arte, e a quella noi assegniamo un valore pari a zero. Invece così non è. Così non è, e lo si vede da una cosa che normalmente con l'arte non viene considerata parallela, ma che purtroppo invece o per fortuna rende l'idea di capire che tesoro abbiamo e quanto questo tesoro sia negletto, vale a dire il mercato dell'arte. Di solito uno dice l'economia e l'arte non devono andare in parallelo, invece lo sono. Quando noi abbiamo visto situazioni note in tutto i notiziari mondiali, come per esempio la giudicazione record fatta a New York per l'urlo di Munch, registriamo delle cifre elevate, ma non capiamo, sono 120 milioni di dollari, cosa sono 120 milioni di dollari? Bene, 120 milioni di dollari sono 2,5 tonnellate d'oro, per cui quando invece da noi quadri e capolavori vengono ammassati nei sotterranei del museo a prendere umidità, dove nessuno li possa vedere, quando parchi archeologici che farebbero la fortuna di una qualsiasi nazione come Pompei invece sono lasciati all'incuria, dove non vengono valorizzati, dove non si pensa a quanto possa essere l'indotto che l'arte riesce a generare, sappiamo che stiamo sedendoci sotto uno dei grandissimi sprechi che tante volte vengono evidenziati soltanto nei soldi che vengono spesi, ma è uno spreco anche avere il tesoro e non usarlo. Questo è penso che possa essere recepito da chiunque nella nostra quotidianità, quindi è vero che se noi abbiamo una cosa e la buttiamo dalla finestra la stiamo sprecando, ma se noi abbiamo un tesoro e lo lasciamo sotto il letto dimenticandoci di averlo e poi dall'altra parte invece siamo soffocati dai debiti e così via e ci disperiamo e peggioriamo la nostra vita proprio perché ci mancano i soldi, ci mancano le ricchezze per poter andare avanti, caspita, però non sapere di avere un valore enorme dentro tutto il nostro Stato, il nostro territorio e buttarlo lì, non farlo sfruttare, è veramente un peccato. Questa settimana a Milano comincia invece il periodo dedicato alle aste. Da ieri, quindi 5 novembre, hanno cominciato a esserci le esposizioni della casa d'aste austriaca Dorotheum, poi dopo seguiranno quelle di Sotheby. E si potrà, per chi vorrà avvicinarsi al mondo del mercato dell'arte, liberamente entrare, toccare, vedere con i propri occhi, poi dopo i capolavori e anche i quadri piccolini, perché l'arte non è soltanto per straricchi. Ci sono quadri d'autore che rappresentano un valore nel tempo che costano come un bel vestito. E invece il vestito poi dopo due volte che lo si è usato già comincia a essere passato di moda. Quello invece, il quadretto, aumenterà il suo valore o quantomeno manterrà il suo valore quantomeno storico-artistico nel tempo, facendoci compagnia ogni giorno, perché il quadro in casa è una gioia e regala come investimento quello che noi appassionati di mercato dell'arte chiamiamo il dividendo estetico, vale a dire la propria bellezza che incontrandola ogni giorno ci rende più felici e migliora la nostra qualità della vita. Gli appuntamenti
a novembre legati al mercato dell'arte sono numerosi. È in corso in questo momento a Firenze Florence, vale a dire una serie di conferenze, incontri e eventi per tema l'arte. Fra poco a Milano partirà l'Art for Business Forum, incentrato sulle possibilità dell'arte di migliorare la produttività, l'incrocio fra arte e industria, fra arte e impresa. E poi, come dicevo, a fine novembre le aste d'arte contemporanea. Se vi interessa seguire questo mondo, cercheremo di tenervi un po' per mano e farvi pian piano entrare e capire quanto di bello e quanto di valore ci sia tutto intorno a noi, tante volte dimenticato, tante volte trascurato, tante volte sprecato. Ed è una delle tante parti dove noi dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e capire più che altro, perché mentre all'estero sanno benissimo il valore dell'arte, a Parigi il Museo d'Arte Moderna c'è dal 1970 e chiunque abbia fatto anche solo una gita scolastica a Parigi sa che lì viene portato, e poi dopo quello porta che la gente percepisca quegli autori, quei capolavori come quelli veri, mentre invece quelli italiani magari non vengono ricordati, non vengono registrati come di valore. E invece sappiamo benissimo che l'arte è di casa in Italia, la respiriamo, la guardiamo, abbiamo questa fortuna che nessuna tecnologia, nessun gruppo di lavoro, laboratorio o moneta riuscirà a pareggiare, perché ce l'abbiamo noi e gli altri non la possono ricreare, la possono comprare. Però quello non si può comprare una chiesa, non si possono comprare i colori del nostro territorio. Quindi per l'Italia l'arte è un plus. Dal tedesco magari uno dice compro il trapano, ma dall'italiano posso sentire parlare di arte. E quindi il fatto di non puntarci è assolutamente delittuoso. Per cui cercheremo di parlare di questi argomenti se vi interesserà. Con la crisi il mercato dell'arte in Italia si è fermato, anche quel poco che stava iniziando a partire di valorizzare si è fermato ulteriormente, perché uno semplicemente ha paura di essere visto come ricco, ha paura di essere braccato dalla finanza perché sta comprando un quadro. A ben pensarci è una cosa abbastanza assurda, perché se io compro 1 milione di euro di buoni del tesoro, nessuno viene a puntarmi il dito contro, perché è una cosa normale, no? Stai facendo un investimento. Se io compro 1 milione di euro per un bel quadro, allora a quel punto è lusso e così via. In realtà 1 milione di euro ce l'avevi prima, ce l'avevi per comprare il buono del tesoro, ce l'hai anche per comprare il quadro. Se tu sei un evasore, questo 1 milione di euro l'hai ottenuto con metodi illeciti, dovresti essere, diciamo così, individuato in tutti e due i casi. Invece casualmente si va sempre a colpire la parte che potrebbe essere utile e invece si lascia correre, no? la parte che serve sì e no, perché poi oltretutto magari 1 milione di euro invece di metterlo in buoni del tesoro italiani, che almeno avresti contribuito quantomeno al rifinanziamento del debito pubblico, vai a comprare titoli di Stato tedeschi perché sono più sicuri, quindi quello è dannoso. Oppure peggio, compri l'oro che non serve a niente, no? Cioè lo prendi, lo metti a casa, quindi quello viene dimenticato, quello che invece potrebbe servire viene punito. La cosa veramente che dovrebbe essere intelligente sarebbe esattamente fare il contrario, vale a dire utilizzare l'arte come un volano per l'uscita dalla crisi, perché dato che dobbiamo entrare nell'ordine di idee che da qui in avanti i soldi sugli alberi non crescono, essendo che non crescono, noi dobbiamo per quanto possibile, l'unica alternativa che abbiamo per procurarci denaro utile per la crescita è esportare. Esportare non significa soltanto fabbricare un qualcosa poi dopo da rivendere al francese. Esportare significa mettere in condizioni, per esempio, il francese di venire in Italia per vedere una cosa che lì non c'è.
il cinese magari, difficile che noi possiamo metterci a competere con lui sulla possibilità di fare bene lo stuzzicadenti oppure di fare bene un prodotto a bassa tecnologia o cose di questo tipo. Ad alta tecnologia, anche lì dobbiamo sapere che abbiamo di fronte la Germania e con la stessa valuta non possiamo competere così come siamo adesso perché abbiamo un 30% di svantaggio di valuta. Dov'è che noi invece potremmo veramente esportare? Con la nostra arte, con i nostri beni culturali, portando gente a vederli, propagandandoli, facendo merchandising, creando poi dopo quello che dico consapevolezza, valore, così questo tipo, creando posti di lavoro, perché è evidente che se io prendo e riesco a ottenere un super museo dove da tutto il mondo vengono a vedere i nostri capolavori, poi dopo bisogna costruirlo, bisogna farlo gestire, si creano eventi, si assume persone, si crea personale, si crea lavoro, si crea benessere. Un caso, adesso non voglio diventare banale, però abbiamo visto il caso di Bilbao, una città che era in crisi profondissima perché la sua impresa tipica non aveva più mercato e quindi c'era una situazione di fortissimo disagio sociale. Come ne sono venuti fuori? Facendo il Guggenheim, hanno fatto un museo bellissimo che è diventato un'attrazione in sé e la città attorno a quel museo è rifiorita. Non è che sto inventando nulla, però lì l'hanno creato da niente. Noi in questo caso per tante cose dovremmo semplicemente gestire meglio l'esistente e creeremmo lavoro invece di fare miliardi di sprechi che in Campania, se si mettesse se Pompei diventasse totalmente fruibile e totalmente gestibile come merita un luogo così unico, quanti posti di lavoro si creerebbero, quanti capitali si attirerebbero?